Gallipoli, capitale italiana del Blue European Festival, da martedì 16 febbraio per una settimana. Un programma ricco di eventi che porranno la cittadina salentina e il suo borgo di pescatori in connessione ideale artistica con altre comunità del Mediterraneo. Una mostra fotografica, talk show, degustazioni che coinvolgeranno numerosi giornalisti ed esperti provenienti da ogni parte d'Italia. Coinvolti 6 paesi sotto l'hashtag Blue Memories e una performance teatrale. L'evento è stato presentato a Lecce, al Palazzo dei Celestini. Il tema è sostanzialmente questo, quello di collegare i flussi turistici alla valorizzazione dei contesti territoriali e mettere in legame una forma di turismo che ha scarse ricadute sulle comunità con quei settori che rappresentano il vero patrimonio culturale irripetibile dei nostri territori. Se poi sommiamo a questo il fatto che le piccole comunità di pesca, che sostanzialmente vivono una condizione molto complicata sotto l'egida, insomma, di flussi commerciali di natura diversa e provenienze di prodotto ittico che arriva da altri territori, capiamo benissimo quali potrebbero essere le ricadute in termini economici, sociali e in termini culturali. Blue Festival sostanzialmente assorbe a questo ruolo, quello di mettere in collegamento ideale le piccole comunità di pesca con le comunità degli artigiani, dei creativi e degli artisti locali. Esaminando sostanzialmente quello che accade in altri contesti territoriali, la formula del festival è uno dei modi per segmentare il mercato e fare in modo che il turismo, appunto, arricchisca le intere comunità.